Fermale. Si è posata. È la nostra occasione. Ora! Sì! Presto! Mi serve il retino! Ehi! Ti ho preso! Era ora! Prendi la libellula, amico. Bravo, Rigel. Grazie, pensaci tu. Questo è il misterioso predatore. Mamma mia! Credo di sapere cos'è. È un Crassigyrinus scoticus. Il fossile di questo animale è stato trovato solo in Scozia. Una vera specialità scozzese. Ah! Queste mascelle sono così potenti. È chiaro che è stato questo animale a mordermi. Hai visto una gamba e non hai resistito, vero bello? Anche la coda è bella potente. Guardate qui. Devo riuscire a portarlo verso l'acqua bassa per dargli una bella occhiata. Andiamo! Ah! Devo afferrarlo bene dietro la testa. È viscido e forte. Guardate che roba. Ah, gli arti sono piccoli. Vanno bene per un animale grande un quarto di lui, perciò non se la cava bene sulla terraferma. Sono sicuro che questo animale si aggiri nei bassi fondali e che si comporti come un luccio moderno, dando la caccia a grossi pesci e altri anfibi. Questo animale è un predatore nato. Guardate quanto è lunga la mascella. Devo stare attento a dove metto le dita. La lunghezza della mascella indica quanto riesce ad aprire la bocca. È una trappola davvero perfetta. Guardate, si apposta per l'agguato e quando la preda si avvicina la attacca. Caccia qualunque cosa sia in grado di smembrare, pesci o anfibi. Questo animale ha una doppia fila di denti. Il Crassigyrinus scoticus non ha un nome comune, ma io lo chiamerò il mostro della palude. Vai bello, sei libero. Ciao ciao. Non avendo un modo per trasportarlo, Nigel decide di liberare il mostro della palude.